Sì, Presidente, mi fa molto piacere discutere questa mozione perché così abbiamo modo di raccontare un pochino, non che non l'avessimo già fatto, l'enorme lavoro che è stato messo in campo da questa amministrazione fin dalle prime settimane dell'insediamento per redigere il PUMS, che è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è un piano molto ambizioso che definisce quelle che saranno le infrastrutture da realizzare in questa città in un arco temporale di 10 anni. È un lavoro enorme che ha coinvolto i dipartimenti di mobilità urbanistica, numerose nostre aziende partecipate, oltre a Roma Servizi per la Mobilità, ATAC, Roma Metropolitane, Risorse per Roma, quindi un lavoro enorme. Lavoro enorme perché chiaramente venivamo e veniamo da un deficit anche di progettazione non banale in questa città. Diciamo che al di là degli anni 90, e ho fatto qualche tempo fa una commissione sul TVA, diciamo dall'inizio degli anni 2000 in poi in questa città la progettazione è un pochino venuta meno, quindi abbiamo avuto la necessità di accelerare, di metterci da subito a lavorare e di farlo anche attraverso alcuni punti fermi che erano le cosiddette invarianti del PUMS, cioè delle opere sulle quali l'amministrazione decide di cominciare la progettazione nelle more della stesura del PUMS, che è un po' come, faccio sempre questo paragone, un piano regolatore, quindi un piano molto, molto corposo che necessita di diversi mesi, tant'è che arriverà l'approvazione definitiva in aula questa estate. E mi ricollego proprio a questo, cioè il PUMS è un piano ancora in divenire, ci sono state delle proposte fatte chiaramente principalmente dalla nostra parte tecnica, che però ovviamente avranno anche il vaglio e il confronto con la parte politica e quindi di riflesso con tutti i cittadini, comitati, associazioni, appassionati che si sono dedicati al PUMS. Anche e soprattutto un'altra importante novità che c'è stata in questo piano, che mi piace ricordare, è quella di un portale dove i cittadini sono potuti confrontare, sono arrivate tantissime proposte. Quindi nulla toglie che diciamo così, le osservazioni della consigliera Grancio, che tra l'altro è anche membro da poco della Commissione Mobilità, non possano essere esaminate e spiegati i motivi. Tra l'altro diverse invarianti le abbiamo anche viste in Commissione, dove i tecnici ci hanno spiegato i vari perché e i vari per come di determinate scelte. Però chiaramente un'amministrazione funziona sia quando ci sono delle proposte da una parte tecnica che lavora, ma anche una parte politica altrettanto preparata e con una visione che poi decide quali proposte portare avanti e quali migliorare. Quindi sul punto specifico del prolungamento della B1, tra l'altro è uno dei confronti che abbiamo già annunciato in commissione quando abbiamo visto il PUMS, e quindi anche in quella sede ci sarà un amplissimo dibattito per capire quali sono stati i motivi che hanno portato all'aver preparato questo progetto e quali possono essere le alternative a quali costi. Quindi massima disponibilità, però proprio perché un percorso amplissimo e partecipato già è stato avviato e in divenire, non ci sentiamo di condividere questa mozione. Grazie Presidente.